Ragazzi, buongiorno dal LA. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi parleremo di come organizzare un viaggio on the road negli Stati Uniti che vada a toccare tappe come i principali parchi americani, la Monuments Valley e l'Antilope Canyon. La cosa si fa seria. Vi farò vedere la mia esperienza con dettagli, costi e tempi di permanenza nelle varie tappe. Nel mio caso siamo partiti da Los Angeles e siamo arrivati a San Diego. Partiamo con uno dei dettagli fondamentali per organizzare questo tipo di viaggio, ossia il volo. Nel nostro caso è costato 554 euro a persona, comprendeva andata e ritorno. Attenzione però, perché il nostro era un viaggio a destinazioni multiple, ossia che partiva da Milano e arrivava a New York. Abbiamo fatto una settimana a New York, siamo arrivati da New York a Los Angeles autonomamente con un volo separato e siamo tornati in Italia a fine viaggio da San Diego. Tenete conto che un volo per la West Coast ad un buon prezzo si riesce a trovare intorno ai 500 euro. Meno di questa cifra è un affare, sopra comincia a essere un po' caro. E questa sarà la macchina che ci accompagnerà nel nostro on the road per le prossime 2 settimane. Quando si parla di on the road non si può non parlare di auto a noleggio. Eh sì, perché sennò come si fa a percorrere il viaggio? C'è da dire che dopo la pandemia i prezzi delle auto a noleggio sono aumentati esponenzialmente. Ecco perché è molto in voga negli ultimi tempi Turo, un'app che gestisce il noleggio auto tra privati. È molto conveniente, tanti la usano. C'è un unico contro, che richiede la consegna della macchina nella stessa città del ritiro. Ecco perché nel nostro caso non ne abbiamo potuto fare uso. Noi ci siamo affidati alla ricerca del nostro mezzo sui classici siti che fanno da intermediari tra le varie compagnie. Abbiamo provato su Rental Cars, Auto Europe, VIP Cars, fino a che non abbiamo trovato la soluzione ad un terzo del prezzo degli altri siti su Kayak. O meglio, siamo passati su Kayak per prenotare su Rental Cars. Quindi da un intermediario a un intermediario fino all'agenzia finale. L'agenzia finale era la Hertz dell'Hotel Hilton vicino all'aeroporto di Los Angeles. Noi abbiamo optato per un ritiro a Los Angeles e una consegna a San Diego per ottimizzare i tempi, ma questo ci è costato una penale di 170 euro, perché se consegni in una città differente c'è un leggero sovrapprezzo che loro chiamano penale. Il costo totale della nostra macchina è stato 550 euro per 2 settimane di noleggio, più questa penale di 170, quindi 720 euro. Prima di iniziare è necessario fare una premessa, ossia che noi ad affrontare il viaggio eravamo in 2, io e Anna, e abbiamo affrontato questo pazzesco on the road nel mese di febbraio. Questo è un dettaglio che ovviamente farà la differenza nell'ottica prezzi che vedrai. Ora iniziamo a parlare dell'itinerario con i vari tempi di permanenza, le varie tappe, gli alloggi e i costi che hanno le varie strutture durante il viaggio. Come detto, noi siamo atterrati a LA in tarda serata, quindi giusto il tempo per andare nel nostro motel e passare la notte prima del mattino seguente, quando abbiamo ritirato la macchina all'Hotel Hilton di Los Angeles. La prima sera in motel ci è costata 40 dollari, mentre le altre due che abbiamo affrontato successivamente nella zona di Hollywood 163. Per la precisione siamo stati al Banana Bungalow Hostel, che non mi sento di consigliarvi, ma se vi accontentate veramente di poco fatelo vostro, in una zona abbastanza strategica. Ovviamente per girare LA servirà la macchina, quindi vi sconsiglio di evitare il noleggio nei primi 2 giorni. LA per me è stata un po' una delusione, a parte le zone più turistiche come Santa Monica. Non è una città che porterò per sempre nel cuore, però va vista, quindi se potete non stateci troppo. Quello che vedrete successivamente durante l'on the road è sicuramente molto più bello e molto più interessante, soprattutto se siete appassionati di natura come me. Questo è uno dei motivi per cui la mattina del nostro terzo giorno a LA non vedevamo l'ora di partire. Avevamo in programma di andare al Sequoia National Park, ma purtroppo era chiuso per neve. Infatti, a proposito di questo, ragazzi, vi invito sempre a consultare i siti ufficiali dei parchi americani oppure la loro app National Park Service, o addirittura anche la loro pagina Instagram ufficiale, dove segnano costantemente gli aggiornamenti sulle varie strade, sulle varie eventuali chiusure,
per cui dategli sempre un'occhiata prima di partire, fare centinaia di chilometri e raggiungerli. Detto questo, ragazzi, noi, nonostante Sequoia National Park fosse chiuso, abbiamo deciso di metterci in macchina e raggiungere il Kings Canyon, che si trova più a nord del Sequoia, dove ci sono gli alberi più grossi del mondo. Finalmente siamo arrivati nel Kings Canyon National Park. Abbiamo fatto il pass annuale di $80, valido per un anno, da febbraio a febbraio dell'anno prossimo. Ovviamente il pass annuale vi conviene se avete intenzione di vedere almeno 2-3 parchi nazionali americani. Nella tessera parchi non è inclusa ovviamente la Monuments Valley e l'Antilope Canyon, che fanno parte della riserva dei Navajo. Il paesaggio è emozionante, proprio come si vede nei film, nei documentari. Ragazzi, per farvi capire, quello è un tronco di dimensioni normalissime che si vede ovunque, ma guardate questo. Seppur per poco tempo, fare tutti quei chilometri, sia andare che a tornare, ne è valsa la pena. È una cosa che ci rimarrà impressa. Questo era uno dei parchi per cui abbiamo deciso di fare questo viaggio, per cui saltarlo ci sembrava uno smacco. Dalla zona del Kings Canyon alla Death Valley, la nostra tappa successiva, erano veramente troppi chilometri, per cui abbiamo deciso di sostare a Ridged Crest, che è una zona ben servita, e se dovete solo dormirci, fare la spesa e fare colazione, è perfetta. Il soggiorno qui l'abbiamo pagato solo $40, il motel non era un granché, ma ci dovevamo appunto solo dormire. Siamo arrivati nel motel di questa sera, il luogo è pazzesco, da film horror, guardate il neon come lampeggia, abbiamo paura. Pagato €35, guardate, classico motel americano, mi ha fatto un check-in un signore di avrà avuto 80 anni, indiano, stranissimo. Ragazzi, sopravviveremo nella valle della morte. Da Ridgecrest alla Death Valley sono circa 2 ore di viaggio e laggiù non prende il telefono né avrete occasione di fermarvi a fare tappa in qualche supermercato o in qualche shop. Dovete attrezzarvi super bene prima di partire con del cibo e dell'acqua, soprattutto se andate nelle stagioni calde. La Death Valley è visitabile in una sola giornata, personalmente penso che più di una giornata può risultare noioso. Se entrate da ovest, come nel nostro caso, dovete fermarvi subito alle Mesquite Dunes. Stiamo già inoltrando proprio sulle dune, vedete Anna sta già andando. E si trovano subito dopo il gate d'ingresso e se vi piace la sabbia è il posto che fa per voi per scattare qualche foto. Il Dante's View è ideale da visitare quando il sole è basso al mattino presto. Se non riuscite andateci un salto ugualmente. L'iconica Badwater Basin. Sono proprio in mezzo al bacino di Badwater. Sto camminando letteralmente sul sale. Questo punto della Death Valley è il punto più profondo di tutto il Nord America, ragazzi. Non so se si riesce a vedere da qui, ma sopra quelle montagne c'è un cartello con scritto Sea Level per far vedere dov'è il livello del mare se arrivasse fino qua. Stiamo salendo in uno dei punti più panoramici della Death Valley, allo Zabriskie Point, che è là. Ma guardate qua che colori, che colline, che faccia. Dedicherei una tappa anche all'Artist Spaghetti, che ricordano le Rainbow Mountain, e al Natural Bridge. Ecco ragazzi, ci sto passando sotto. Dalle foto mi aspettavo qualcosa di più come colori, forse da questa parte è meglio. Sì, perché dove batte il sole, adesso sono le 2:37 di febbraio, il sole non rende tanto, però da questa parte mi sembra ci siano colori migliori. Dopo la Death Valley ci aspetta la folle Las Vegas. Abbiamo passato 2 notti su Fremont Street, nettamente la via più pazza di Las Vegas, nell'albergo Four Queens. Abbiamo trovato un'offerta su Agoda a €146. Non è un albergo di lusso come potrebbe sembrare, ma fa il suo dovere. Classico albergo di Las Vegas con la hall invasa dalle slot machine, nessuna colazione inclusa. Siamo arrivati nella nostra stanza di Las Vegas, un po' retro, però guardate dove si affaccia. Tu hai già visto, hai già spoilerato tutto. Si affaccia sulla Fremont Street. Attenti dove pernottate a Las Vegas, perché tanti alberghi, soprattutto quelli sulla strip, prevedono una resort fee. Ciò vuol dire che oltre al costo del soggiorno dovrete aggiungere questa tassa che è prevista appunto per il resort. C'è da fare moltissimo a Las Vegas, per cui 2-3 giorni sono abbastanza. Sicuramente dovrete fare un giro sulla strip, la famosissima via di Las Vegas, visitare i principali alberghi e godervi lo spettacolo serale della fontana dell'hotel Bellagio.
paesaggio magnifico. Ovviamente dovete passare una serata a Fremont Street, vedere quanta follia c'è in questa strada, piena di artisti di strada, di concerti, di eventi, una follia unica. Infine, se vi fa piacere, potete visitare il Neon Museum, trova a nord di Fremont Street. Se avete pazienza, dovete farvi assolutamente una foto con la mitica insegna di Las Vegas. Inoltre, se cercate un posto dove fare una vera colazione o un brunch americano, mi sento di consigliarvi l'MTO Caffè. Io mi sono veramente sfondato. Andateci che non ve ne pentirete. Prima di partire per la giornata successiva è necessario attrezzarsi per quello che ci aspetta. La prossima tappa prevede lo Zion National Park, per cui a Las Vegas, già che siamo in città, approfittiamone per fare la spesa al supermercato. Da Vegas allo Zion sono circa 2 ore e un quarto, per cui si parte la mattina presto per arrivare allo Zion attorno alle 8 alle 9. Siamo proprio sul confine dello Utah, adesso facciamo la classica foto di rito, guardate quanti stickers di viaggiatori. All'ingresso vi basterà mostrare il vostro documento d'identità e il pass annuale che già avrete fatto nei parchi precedenti. State attenti a rispettare i limiti in questa zona perché gli sceriffi sono pronti ad inseguirvi e a farvi la multa. Mi è capitato di vedere una scena del genere. Lo Zion è grandissimo, forse non basta una giornata per andare via soddisfatti, però noi ne abbiamo dedicata solo una al trekking più famoso del parco, l'Angel's Landing. Siamo alla fermata De Grotto dove inizia il nostro percorso direzione Angel's Landing con tutta la visuale sullo Zion National Park. Non vedo l'ora di salire. L'Angel's Landing è il trekking più pericoloso. Non è consigliato farlo d'inverno, almeno personalmente non mi sento di consigliarlo di farlo d'inverno perché spesso è pieno di ghiaccio e non ci sono proprio tutte le sicurezze del caso. Anche se nel nostro caso, nonostante il ghiaccio, era aperto e gli sceriffi consentivano di farlo. Bisogna stare attenti. Ragazzi, benvenuti all'Angel's Landing. Guardate che c'è una vista a 360 gradi e io sono proprio dove atterrano gli angeli. È pazzesco, ragazzi, da non crederci. La salita che la precede è molto molto pericolosa, però quando sei su quella vista a 360 gradi, wow! Chiudiamo subito il capitolo Angel's Landing, forse ci farò un video a riguardo in cui spiegherò tutti i dettagli. Allo Zion National Park le fermate che vi lasceranno a bocca aperta sono veramente, veramente tante. Io mi sento di consigliarvi assolutamente l'Angel's Landing se ci sono tutte le condizioni di sicurezza, ma anche di fermarvi al Temple of Sinawawa dove ci sono le rocce The Narrows. Lì camminare nel fiume deve essere un'esperienza incredibile che noi non abbiamo avuto il tempo di fare perché d'inverno ovviamente il sole va via prima e il freddo in mezzo a queste imponenti rocce arriva molto velocemente. Una cosa che mi preme segnalarvi è che d'inverno, a differenza dell'estate, la Scenic Drive che passa in mezzo al canyon è percorribile anche dalla vostra auto privata, mentre d'estate, quindi in alta stagione, lo Zion National Park è visitabile solo attraverso la shuttle. La shuttle prevede delle fermate nei punti più iconici, diciamo. Non preoccupatevi perché non cambierà nulla la vostra visita, è solo per limitare l'immenso traffico che si presenterà nel caso fosse libero accesso a tutti i veicoli. A metà della Scenic Drive troverete una strada che si sviluppa verso est per raggiungere più velocemente il Bryce Canyon. Durante il percorso sarete completamente in mezzo alla natura e avrete modo di fermarvi in qualche supermercato e in qualche ristorante. Poche però saranno le pompe di benzina, per cui appena ne vedete una fate il pieno. Noi abbiamo deciso di spingerci fino alle porte del Bryce Canyon, abbiamo pernottato vicino a Panguitch al Rodway Inn e abbiamo pagato circa $40. Camera di stasera neanche prenotata, siamo arrivati sul posto, l'abbiamo presa, accaparrata, abbiamo anche la macchinetta per il caffè, il microonde e il frigo. Oggi andiamo al Bryce Canyon National Park, la temperatura si aggira sotto gli 0 gradi, però c'è il sole che batte forte, noi siamo coperti, maglia termica lunga, corta e felpa sopra e non possiamo che star tranquilli. Qua siamo davanti all'insegna del Bryce Canyon National Park. Al Bryce Canyon dovete fare assolutamente tappe al Sunset e al Sunrise Point, che sono punti tra l'altro dove parte un loop trail che noi abbiamo fatto e che vi fa passare praticamente dal point of view dell'anfiteatro del Bryce fino al suo interno, passando per Wall Street, insomma vedrete dei colori pazzeschi. Mi raccomando, quando andate al Bryce Canyon fate attenzione alle condizioni meteo perché è tutto innevato, tutto ghiacciato, abbiamo appena visto dei cerbiatti. Guardate quanta neve ha fatto.
fatto nei giorni scorsi. Il parco è completamente ricoperto dalla neve. Incredibile come il paesaggio cambia. Qua c'è la foresta e dalla parte di qua della foresta, circa 300 metri, c'è l'anfiteatro del Bryce. E questa è la vista dall'Inspiration Point. Laggiù, se riesco a farvelo vedere, c'è il Sunset Point dove eravamo prima. E da laggiù parte proprio un sentiero, un trail, che collega sia l'Inspiration Point ma anche tutto il Bryce Canyon nella parte inferiore. Direi che una giornata in questo parco è più che sufficiente. Il parco non è grandissimo e anche facendo più di un trail durante la giornata lo vedete molto molto approfonditamente. Dopo il tramonto noi siamo partiti in direzione della tappa successiva, in un alloggio che puntavamo da prima ancora che partissimo, ossia il Capitol Reef Resort. Camera di stasera al resort di Capitol Reef. Carina, carina, carina. Aspettate che qua ancora non sono entrato. Vasca, doccia classica degli hotel americani. Questo sono io. Minchia. Ci sta, ci sta. Due lettoni. Pazzesco. È una struttura che ha diversi servizi come... la piscina, che però è chiusa per la stagione. E lì, signori e signori, cosa si cela? C'è anche la palestra aperta 24 ore su 24. La possibilità di dormire in tende navaio. Alcuni ovviamente sono servizi che vengono effettuati solo nella stagione calda. Abbiamo alloggiato qui, ce la siamo goduti poco perché arrivando tardi e partendo presto è normale che si dorme e basta praticamente. Se volete fare una tappa relax durante il vostro road trip vanno sicuramente tenuti in considerazione. La mattina con altre 2 ore e mezza di auto si arriva all'Arches National Park, che se secondo me è uno dei parchi più sottovalutati di questa zona dell'America perché è molto molto bello. Noi in questa giornata avevamo in programma di dividerla addirittura in 2 parchi, ma poi ci siamo resi conto che era troppo impegnativo. Volevamo fare sia l'Arches che il Canyonlands. All'Arches abbiamo fatto le passeggiate tra gli archi principali come il North e il South Window, che sono trekking semplicissimi di pochi minuti, e poi abbiamo dedicato, diciamo, il trekking della giornata per raggiungere il Delicate Arch. Trekking della giornata, oggi andiamo all'Arco Delicato, uno degli archi di roccia più famosi che sicuramente avete visto. Per intenderci, è quello che si trova sulle targhe dello Utah. Diciamo che dal vivo fa ancora più impressione perché si trova su una collinetta di roccia, sembra proprio che è stato messo lì. Ragazzi, eccoci arrivati davanti a uno degli archi più famosi della storia. Guardate che figata, cioè i colori, dove si trova, guardate, 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 e per farvi capire la pendenza, oh. E quello? Siamo ancora qua dopo un'ora e questo posto è pazzesco, forse uno dei più belli che abbiamo visto nei parchi che abbiamo visitato fino adesso. Per raggiungere il Delicate Arch ci vuole circa 1 oretta di cammino sotto il sole, non c'è nessuna zona d'ombra, per cui tenetelo in considerazione, e un 45-50 minuti al ritorno. Qua vicino c'è Mob, che è una cittadina scelta da tante persone come zona dove alloggiare, comunque tappa. Noi abbiamo voluto avvicinarci il più possibile alla Monuments Valley, che era la tappa successiva. Questo perché in quel periodo soprattutto c'erano delle politiche legate al Covid poco chiare e volevamo quindi essere all'ingresso alla apertura del parco. A proposito della Monument Valley, non mi soffermerò troppo perché ho fatto un video dedicato che vi lascio nelle schede. Vi dico solo che qua abbiamo alloggiato al The View Hotel al costo di $170 circa e abbiamo dedicato una giornata e ci siamo goduti ovviamente la fantastica alba. Dalla Monuments ci siamo lanciati verso quella che era una delle tappe più attese e che ci sono piaciute di più del nostro road trip. Page è ovviamente una zona assolutamente da vedere, con il suo Antilope Canyon, Lake Powell, ma anche con loro show band. Un posto che non è adatto a quelli che soffrono di vertigini come me. Sono posti veramente mozzafiato. Lo show band è visitabile al costo di $10, è facilmente raggiungibile dal parcheggio con un piccolo sentierino di 5 minuti. L'Antilope Canyon si divide in lower ed upper. Sicuramente avrai sentito parlare benissimo dell'upper. La differenza qual è? Che nell'upper la sua conformazione assomiglia più alla forma di una A. Quindi il sole deve essere alto per far sì che la luce entri all'interno del canyon e i colori siano il più rosso possibili. Mentre il lower
ha la forma di una V, per cui hai un range di ore più elevato per vedere i colori caldi. Noi il lower l'abbiamo prenotato su Get Your Guide al costo di 77 euro. L'agenzia con il quale abbiamo fatto il tour si chiama Ken's Tour, e attenti ragazzi, perché qui gli Antelope Canyon potete entrare solo accompagnati da un tour guidato. A Page abbiamo anche dormito in una struttura molto molto carina, si chiama Best Western Lake Powell View Hotel, e aveva un sacco di servizi inclusi con soli 58 dollari, ossia circa 53 euro. Avevamo sia la piscina idromassaggio inclusa, la colazione inclusa e una camera con doppio letto matrimoniale. Ci siamo trovati benissimo, anche perché avevamo il parcheggio proprio direttamente davanti alla stanza, è costato veramente poco, ve lo consiglio assolutamente. Soprattutto eravamo direttamente a ridosso della strada che poi ci avrebbe accompagnato al Grand Canyon. Da qui sono 210 km circa di strada in mezzo al deserto, in mezzo al nulla. Si arriva con 2 ore e mezza al Grand Canyon nel South Rim. Il Grand Canyon l'abbiamo vissuto con molto relax, non abbiamo voluto intraprendere nessun trekking perché eravamo veramente stanchi dai giorni precedenti. È uno spettacolo da contemplare, secondo me, anche in questo tipo di mood. Massimo relax e star lì ad osservare quanto è immenso. Noi ci siamo soffermati al Navajo Point, all'Ipan Point, Moran Point, Grand View Point e al Pipe Creek Vista. Vi segnalo tra l'altro che, a parte i mesi invernali di dicembre, gennaio e febbraio, il parco è visitabile solo utilizzando la navetta, quindi vi potete spostare tra le varie fermate solo con la navetta, con lo shuttle, perché ovviamente, come nel resto dei parchi, ci sarebbe troppa affluenza nel caso tutti usassero il veicolo privato. Potete comunque parcheggiare nei visitor centers più vicini agli ingressi e poi prendere la navetta. Il pernotto non può che essere fatto a Williams, alla città più vicina al Grand Canyon, sulla Route 66. Williams è completamente brandizzata dal segnale Route 66 perché è una delle città più iconiche. Qui troverete un sacco di ristorantini, un sacco di negozi di merchandising della route e soprattutto un sacco di motel. Noi abbiamo soggiornato in un motel molto periferico in cui è stato veramente un incubo alloggiare. Abbiamo avuto un'esperienza assurda. Vi posso dire che abbiamo dormito in una stanza che era piena di problemi. Aveva il vetro rotto, non era pulita bene per terra. Insomma, è stato un incubo, ma fa parte del gioco quando si viaggia e non si organizza tutto alla lettera. Sì, il motel l'abbiamo pagato pochissimo, circa una trentina di euro, però forse anche solo una decina di euro avremmo trovato un servizio migliore. Nella giornata successiva ci aspettava un viaggio di diversi chilometri. La tappa finale era il Joshua Tree, ma nel mentre... Ragazzi, abbiamo cambiato cittadina oggi, non siamo più a Williams, abbiamo fatto qualche miglio e siamo arrivati a Seligman. Sempre sulla Route 66 abbiamo incontrato i personaggi di Cars. Guardate qui chi c'è. E lì il signor Carlo Attrezzi che ci aspetta in caso di necessità. Partendo la mattina presto abbiamo fatto tappa a Seligman, a Kingman, dove abbiamo visto il museo della Route 66 e mangiato qualcosa al Mr. Z Diner di fronte al museo, un diner iconico a tutti gli effetti. Vi consiglio di fermarvi, tra l'altro, che fanno piatti tipici americani molto buoni. E poi siamo arrivati a Ottman, la città iconica che forse si può definire ancora ghost town, non lo so, perché è piena zeppa di turisti, ristoranti, negozi di souvenir, insomma turistica ai massimi livelli. Qua la gente non ci vive più, ci vivono solo gli asinelli. Infatti si dice che questa città abbia come unici abitanti gli asinelli. Portatevi del cibo perché li incontrerete sicuramente, vi verranno a chiedere da mangiare. E poi abbiamo raggiunto il Joshua Tree, non prima di esserci fermati per un'iconica foto al Royce Motel Café. Al Joshua Tree abbiamo voluto fare tappa a Skull Rock, poi abbiamo fatto un piccolo trekking nell'Hidden Valley. Altro giorno, altro parco. Anche oggi siamo dentro un nuovo parco nazionale. Siamo al parco nazionale dell'albero Joshua, il Joshua Tree National Park. Perché si chiama così? Semplicemente perché questi alberi nascono e crescono solo in questo punto del mondo. E il tramonto, ragazzi, segnatevi questo posto e andatevelo a vedere al Case View. In serata ci siamo resi conto che non avevamo ancora un alloggio, per cui per trovarne uno alla portata ci siamo dovuti spingere fino alla zona periferica di San Diego. Siamo arrivati tardissimo la sera e abbiamo solo dormito lì. Abbiamo speso circa 92 dollari. Ragazzi, 28 gradi sul termometro, non so se mi spiego. Benvenuti a San Diego.
Finalmente è arrivata l'ora della città più attesa di questo road trip. San Diego era una città che ci incuriosiva un sacco e ce la siamo goduta veramente tanto, anche se non ci siamo rimasti tanto. Siamo stati qua 2 giorni e 3 notti. Una notte nel motel che vi ho detto e 2 all'Urban Boutique nella zona di Little Italy. Ci è costato circa 160 euro e abbiamo prenotato su Agoda. Ve lo consiglio perché è una zona in cui la sera potete muovervi tranquillamente senza utilizzare il mezzo. L'unico contro è che non hanno un parcheggio per i clienti dell'albergo, a meno che non paghi ma cifre esorbitanti, e nei dintorni il parcheggio non si trova facilmente, ma con un po' di pazienza lo trovate. Durante la nostra visita a San Diego siamo andati fino al Fish Market, dove di fianco sorge l'Unconditional Surrender, e in occasione di quella data c'era una parata militare dedicata ai militari che rientravano da una missione di 9 mesi, per cui abbiamo voluto fare l'ingresso nella US Midway Museum, che praticamente è una porta aerei americana ormai in disuso che è stata convertita in un museo, che è molto interessante. Si vedono cose bellissime, molto interessanti. Se siete appassionati, fate una visita qua. San Diego è anche conosciutissima per le spiagge di Coronado Beach. Siamo a Coronado Beach e qua la particolarità è che la spiaggia è veramente dorata. Poi siamo stati alla Jolla, diciamo il quartiere sul mare più raffinato, dove ci sono delle boutique, ristoranti e locali dove passeggiare. L'acqua a febbraio è ovviamente fredda, però io mi sono tuffato ugualmente. Ebbene ragazzi, questo è stato il nostro road trip. Io spero che quello che vi ho detto in questo video vi sia interessato. Vi ricordo ancora di iscrivervi al canale. A voi cambia poco o nulla, a me fa una differenza enorme. Per cui ragazzi, vedetemi nei commenti se avete una qualsiasi domanda. E ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.